Siamo a Caselle con il comandante della polizia locale Alessandro Teppa. Comandante, come sono stati questi ultimi 2 anni caratterizzati dalla pandemia? Buongiorno a tutti, intanto ne approfitto per augurare un buon anno all'amministrazione e alla popolazione di Caselle e a tutti i colleghi del comune. In merito alla domanda che mi ha fatto, devo dire che questi 2 anni sono stati abbastanza duri. Al di là della mia vicenda personale, che presumo conosciate e su cui non ritorno, devo dire che seguire tutte le norme in continua evoluzione che sono state emanate dal governo Conte e attualmente dal governo Draghi è stato difficile. Devo dire che tuttavia, di concerto anche con carabinieri e guardie di finanza, soprattutto nel primo periodo, abbiamo fatto un bel lavoro di controllo soprattutto sulle strade e cercando di far rispettare la normativa, che è ancora attuale. Io insisto e invito la popolazione a utilizzare le mascherine, anche all'aperto, perché purtroppo con queste nuove varianti, non voglio fare il virologo, ovviamente, il virus dai dati che ci sono purtroppo molto elevati. Devo dire che ringrazio appunto anche le altre forze dell'ordine e i colleghi che hanno svolto e stanno svolgendo un ottimo lavoro. Ringrazio anche la popolazione che ha recepito la normativa. Devo dire che noi abbiamo soprattutto svolto un grosso lavoro di prevenzione. Le sanzioni sono state poche, stiamo accentuando i controlli soprattutto nei bar e negli esercizi pubblici e abbiamo elevato 3 contravvenzioni. Però sono veramente un nago in un pagliaio, quindi devo dire che i controlli sono assidui e la gente, appunto anche gli esercenti, hanno capito che purtroppo si sta combattendo una battaglia dura e quindi è compito di tutti rispettare le norme. Immagino che nel 2020 le violazioni al codice della strada non siano state così tante, visto che lockdown e regole restrittive ci costringevano in casa. Il 2021 invece com'è stato? Sì, Siete tornati ai controlli? mi ricollego a quello che è stato detto in precedenza. Sì, nel 2020 c'è stato un calo anche perché eravamo contati anche come organico, erano andati in pensione 2 colleghi, quindi eravamo sotto organico di almeno 4-5 elementi. Grazie alla sensibilità dell'amministrazione e veramente alla mancanza di personale, abbiamo espletato un concorso e abbiamo assunto 3 nuovi agenti e con questi siamo riusciti a svolgere in maniera più assidua e migliore i nostri compiti. Devo dire che il numero degli assunti è andato. Devo essere preciso, è andato a coprire i buchi, tra virgolette, lasciati in passato con mobilità, pensionamenti. E se devo essere ancora più preciso, purtroppo mi mancano ancora 2 ufficiali che veramente coordinano, oltre al sottoscritto, il personale turnista. E speriamo in questo anno o gli anni prossimi che si bandisca un concorso anche di categoria D, dove veramente questo ufficiale o 2, che sarebbe l'ottimo, mi diano una grossa mano sull'esterno. Devo dire che sì, i numeri sono aumentati. Avevamo anche notato, soprattutto sulle strade, una diminuzione delle violazioni autovelox e soprattutto in aeroporto, dove
i voli erano stati cancellati, di conseguenza c'era minore traffico e quindi minore violazioni. Quest'anno, per quanto riguarda la velocità, sfioriamo le 38.000 multe, che sono ancora tante dopo 2 anni e mezzo ormai di installazione degli impianti della velocità. In aeroporto circa 16.000 multe, anche qui un numero abbastanza elevato, nonostante ormai la corsia riservata in aeroporto sia in vigore da una decina d'anni. Purtroppo la gente non fa attenzione, nonostante la segnaletica sia chiara, sia verticale che orizzontale. Purtroppo questo. Per quanto riguarda invece i controlli in paese, abbiamo notato che purtroppo c'è uno zoccolo duro ancora che non recepisce, cioè purtroppo ci sono ancora troppi divieti di sosta. Questi un po' causati dalla nuova viabilità, i lavori che sono stati fatti soprattutto in via Cravero, però compatibilmente con le risorse a disposizione, che devo dire sono ottime, stiamo cercando zona blu e soprattutto divieti di sosta di risolvere questi problemi della sosta selvaggia, che è un po' il problema un po' di tutti i paesi. E quindi soprattutto anche dispiace, magari tanti pensano che noi durante il servizio scuole non dico che ce ne freghiamo della soste, però purtroppo questi 10 minuti, quarto d'ora, soprattutto in piazza Boschiassi, la gente o gli agenti, quando riescono a raddoppiare la vigilanza, sono deputati a controllare l'attraversamento pedonale, perché purtroppo ci sono dei bambini accompagnati dai genitori, però purtroppo questa purtroppo è la conformazione del mio vecchio cruccio, che spero di poter risolvere in futuro. Cioè, l'ideale sarebbe che Piazza Boschiassi venisse isolata durante il servizio scuole, però capiamo benissimo che ci sono 3 direttrici di marcia e diventa un po' difficile, manca il personale. Non spero in futuro con i nonni vigili, se ci sono dei volontari, ne approfitto per fare un appello, se ci sono persone volontarie che possono darci una mano. L'ideale sarebbe appunto evitare, non voglio tirarmi le ire dei genitori, che purtroppo dovrebbero poi fare 2 passi, però purtroppo questo sarebbe una vigilanza, una sicurezza maggiore per i pedoni, per i bambini che sono sensibili a questa problematica, e anche i genitori. Capiamo? Comandante, sì. Però la polizia locale non ha il compito solo del rispetto del codice della strada, sì, e insomma di multare chi la sosta selvaggia, avete anche altri compiti. Sì, sì, mi fa piacere questa domanda, perché spesso usiamo il vecchio termine, il vigile urbano viene associato a contravvenzioni, multe. In realtà c'è tutto un lavoro, insieme al controllo ovviamente della viabilità, abbiamo diversi compiti che si estrinsecano soprattutto nella polizia giudiziaria, perché anche noi siamo ufficiali agenti di polizia giudiziaria, quindi denunciamo persone per i motivi più diversi, e anche in campo penale, e svolgiamo un'attività anche importante nel campo commerciale. Ne approfitto per ringraziare anche la responsabile del settore commercio, la quale in sinergia con me e il collega che svolge funzioni di vigilanza sul mercato ha espletato un bando per la riassegnazione dei posteggi sul mercato del lunedì. Adesso quest'anno dovremo andare a regime, quindi con una minore presenza di spuntisti / sorteggianti, quindi un po' più di ordine sulla piazza, sull'area mercatale. Questo facilita il nostro lavoro, si migliora soprattutto la qualità
del servizio e anche del prodotto che viene offerto alla cittadinanza. Ecco, a proposito del mercato, sì, quando insomma sono stati riaperti, sì, diciamo, i mercati, stato, sì, c'è stato un lavoro da parte, sì, vostra di controllo? Ringrazio, ecco, ne approfitto anche di questa domanda per ringraziare il gruppo comunale della Protezione Civile che ci aveva dato una grossa mano per controllare i varchi d'ingresso, perché purtroppo per misurare la febbre, controllare che l'utenza utilizzasse le mascherine, e devo dire che non ci sono stati problemi. Quindi non vi è mai capitato di dover dare delle multe? No, no, quello no. Abbiamo sollecitato più di una volta alcuni esercenti, alcuni ambulanti, perché non capisco che nel vendere il prodotto si urla, si alza la voce, quindi la mascherina può dare un po' fastidio, però no, non abbiamo elevato contravenzioni, li abbiamo sollecitati e diciamo che adesso sono in regola. Ecco. Prima diceva che avete dato 3 contravenzioni. Sì, ultimamente, quindi... questo con l'ultima normativa di controllo dei bar, sì, erano la clientela, c'erano 3 persone che non avevano la mascherina. Di conseguenza anche il barista è stato multato perché doveva controllare. E quindi è stato l'unico bar per adesso che non era in regola, ecco. Come pensa sarà questo anno? Ma io mi auguro che uso un termine che in questo ultimo periodo non è che sia il massimo. Io mi auguro che sia un anno positivo. Diciamo che, sempre riprendendo il tema della pandemia, vediamo un po' la luce in fondo al tunnel. Per quanto riguarda, almeno spero di essere ottimista, sono un po' ottimista, poi vediamo. Diciamo che sta a noi anche rispettare le regole e quindi cercare di vaccinarsi, chi non si è ancora vaccinato, rispettare le normali regole di buon senso civico, quindi utilizzo delle mascherine, il distanziamento, cercare di non formare gruppetti. Devo dire che soprattutto la gente di una certa età tende a stare vicino, formare gruppi, allora infatti noi spesso li richiamiamo, cercate di stare un po' più lontani, ma devo dire che ascoltano. Più gli anziani che i giovani, questo sì. E poi per quanto riguarda noi, devo dire che il gruppo è un ottimo gruppo e cerchiamo di svolgere con correttezza il nostro lavoro. Ovviamente quando è necessario eleviamo le contravenzioni per i più svariati motivi, però appunto non dimentichiamo anche il lavoro amministrativo, perché purtroppo le pratiche che ci chiedono altri comuni, altri enti, accertamenti della questura e tutto prendono molto tempo, quindi qualche volta si dice non vediamo i vigili in paese, però non è che non ci siamo, magari stiamo facendo altro anche all'interno, cioè un incidente stradale comporta redazioni di atti, questo comporta perdita di tempo, sì, è lavoro, però è un lavoro interno, non è un lavoro esterno. Ne avete rilevati? Non tantissimi, diciamo quest'anno per fortuna una decina, solo una decina, quindi questo è positivo perché l'utenza guida meglio, diciamo così. Io poi dei carabinieri non lo so se ci sono incidenti, soprattutto in orario notturno, ma non mi risultano eventi particolari, sinistri particolari in orario notturno, ecco, dove noi non ci siamo, perché noi terminiamo i servizi alle 8 e quindi se alle 20, per cui no, devo dire che forse con gli autovelox sulle strade provinciali, la nostra presenza a controllare patenti, carte di circolazione con i posti di fermata, vedo anche con piacere polizia stradale, carabinieri, guardie di finanza, quindi il territorio è ben presidiato. Ne approfitto anche per comunicare che quest'anno dovrebbe essere anche
attuato il progetto Città Sicura, Varchi Sicuri, dove verranno controllate soprattutto revisioni e assicurazioni, non a titolo repressivo ma a titolo preventivo, perché abbiamo notato che molte autovetture per un periodo di crisi e tutto non sono scoperte di questi due elementi fondamentali, perché se a seguito di un incidente uno non è assicurato e c'è un incidente di particolare gravità, il conducente rischia molto, denuncia penali e tutto. Poi volevo anche affrontare ancora un piccolo tema, non so se però voleva già farmi la domanda, che abbiamo potenziato molto la videosorveglianza, abbiamo sostituito molte telecamere in diversi luoghi del territorio che ormai erano obsolete e abbiamo coperto altri punti che necessitavano di un maggiore controllo. Questo devo ringraziare l'assessore Isabella che ha perorato molto la causa e abbiamo collegato anche queste telecamere con la stazione dei carabinieri, così diciamo due occhi vedono meglio di uno e questo serve soprattutto a titolo preventivo e se necessario a titolo repressivo. Un furto in una piazza serve, abbiamo scoperto due o tre eventi particolari che se non ci fossero state le telecamere cadevano nel vuoto, purtroppo. Grazie comandante. Grazie a voi. Buon anno. Grazie altrettanto a voi e ribadisco gli auguri per tutta la popolazione di Caselle. Sì.